La cosa drammatica è che ci sono dei partiti politici che in maniera ideologica, anche ieri, volevano togliere fondi all'intelligence. C'è un emendamento firmato da SEL, da Sinistra Italiana, che, anzi più di un emendamento c'era ieri firmato da SEL, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, che poi va in piazza a dire che vuole aumentare i fondi per l'intelligence, che toglieva tutti i fondi che sono già previsti, 65 milioni di euro, per il contrasto allo Stato islamico. Allora, se vogliamo veramente affrontare il tema del contrasto al contrasto del terrorismo, va tolta dal tavolo il livello di conformismo, di ipocrisia e di ideologizzazione del dibattito e vanno guardati effettivamente i temi. Sono contento che l'esponente del Movimento 5 Stelle abbia mutato opinione rispetto a quello che il suo movimento diceva di chiudere rispetto ai profughi e agli immigrati, per cui vedo Ma questa è che una tutti falsità possono fare totale. progressi, Questa è una non falsità solo totale. compulsando Wikipedia, non solo Questa è una compulsando Wikipedia. falsità, E sono professore. molto Vada scusi, io a non l'ho studiare, mi viene da interrotta, dire. ascolti, ascolti, non l'ho interrotta quando lei Non ho citava detto Assa in falsità mentre lei parlava. quelle righe. E non ho, abbia pazienza però, davvero. Dopodiché è chiaro che se questa è la classe dirigente, non è che andremo molto lontano. Allora, Quali sono i professori? pensare che ci si possa, non si preoccupi, lasci finire ragazzi. Stiamo parlando al pubblico, non stiamo parlando tra di noi, altrimenti Esatto, magari non ci parleremo neanche. esatto. Ecco. Allora, quello che è importante far capire è che Attenzione. sostenere che ci si possa difendere solo passivamente e dire che non sarà uno stato di polizia, questo è incongruente. È ovvio che noi dobbiamo elevare le difese passive, ma le difese passive non possono essere portate fino al punto di militarizzare le società europee. E nessuno ha mai vinto una guerra chiudendosi dentro una trincea o nella linea Maginot. Questo è fondamentale. È fondamentale parlare non per slogan, ma affrontare le cose come sono. Io sono assolutamente d'accordo con il professore quando dice noi non possiamo consentire al terrore di sopraffare sui nostri modelli di vita. Quindi noi nelle piazze e concerti dobbiamo continuare ad andarci perché questa è una delle prim dei primi elementi di vittoria. Ma è chiaro che se la politica deve dare dei segnali chiari, e mi sembra che questo governo li stia dando, sia sul versante della sicurezza, Ce li perché dica, io ricordo che da quando abbiamo il la faccio una decreto contro considerazione. Allora, il terrorismo noi abbiamo quattro azioni, eh. chiedono dallo No, studio quali segnali certo. chiari Allora del governo. io direi al collega Di Stefano, che dovrebbe anche ricordarsi, che da quando è stato votato quel decreto contro il terrorismo, che ha portato anche a delle misure più Il decreto restrittive Alfano. nei controlli di internet e della rete, avendo riconosciuto chiaramente che quel settore è quello più pericoloso perché è da lì che si riescono ad ottenere proseliti e quindi anche a fare quelle cosiddette scuole, che non vuol dire demonizzare lo strumento, ma vuol dire mettere in atto quelle misure che, da quando il decreto c'è, ci hanno consentito di avere di compiere quattro successi, non ultimo Quattro. quello di Merano. Di Stefano, scusami, quattro missioni te le sei Ma perse? Cioè, al posto che stare a sentenziare come avete fatto in voi aula negli credete ultimi 2 giorni, perché Di Stefano, tu hai parlato di una politica che deve dare l'esempio. Allora, io ti ricordo quello che ha detto Manciulli in dichiarazione di voto, il collega del Partito Democratico, che ha detto: i francesi hanno cantato la Marsigliese dopo i fatti di Parigi, tutti uniti, senza andare a sbragare come la politica italiana ha E qual è il fatto. nesso? Vediamo di non dover cantare Fratelli d'Italia e l'inno anche a noi a fronte di E fatti qual è il terribili nesso? come quelli che sono successi. La prima cosa da fare, Chiudere incrementare le frontiere. Prima cosa da fare è l'ho chiudere le lasciata parlare, frontiere. gentilmente lasci Sì, parlare me. ma anche chiudere le frontiere. La vostra posizione. Beh, adesso Prima cosa l'Europa ha un passetto in questa direzione, lo sta facendo, Prima sarà cosa da contento che fare, gli arrivi. dare alla nostra intelligence, che poi sono quelli che davvero combattono il terrorismo, molto più efficacemente anche dei poliziotti per strada, perché l'intelligence che si infiltra nelle cellule terroristiche, gli strumenti e l'attuazione per farlo. Negli ultimi 20 anni si è passato dalla human Strumenti vuol intelligence, dire i soldi, per ora ci arrivo, capirci. dalla human intelligence, quindi dalle persone, si è passati soltanto ai macchinari, alla tecnologia. Proprio l'altro ieri al Senato il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento per dare 20 milioni di euro all'intelligence, che è quello che ci arriva a essere il bisogno in questo momento, emendamento bocciato dalla maggioranza del Senato. L'altra cosa da fare significa dare sia gli strumenti, quindi proprio la capacità tecnologica e anche la dotazioni Cioè, non ve l'ha semplici, appoggiata divise, nessuno questa cosa? bocciata dal No. governo, dalla maggioranza. Alla maggioranza, voi l'avete Dalla sostenuta, la maggioranza Lega l'ha sostenuta. No, cercavo bocciata. di capire quali Allora, erano le posizioni in fino a prova campo. contraria non siamo in Vi maggioranza. voglio fare No, una, certo. vi voglio fare una cosa senza dare allarmismi, vi voglio dare un dato senza fare allarmismi. Oggi la polizia italiana è dotata di giubbotti antiproiettile che non sono resistenti al Kalashnikov, ad esempio, che è l'arma che viene usata regolarmente.
La stazione centrale di Termini e la stazione dei treni di Roma ha un livello di sicurezza calcolato intorno al 20-30%. E nello stesso momento in cui questi dati vengono dati, appunto, la legge di stabilità taglia ancora sulle forze dell'ordine. E allora noi abbiamo fatto un'enorme battaglia in quest'ultimo anno, specialmente con il mio collega vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, che l'ha presa come una battaglia sua, cioè quella di fornire alla polizia, che oggi ha un parco macchine con almeno 200.000 km ogni macchina, dare alla polizia almeno la possibilità di operare bene. Gli strumenti per stare sul territorio. L'altra cosa che rientra... Arrivo Malpezzi, sì, l'altra cosa che rientra poi nell'altro ambito che abbiamo discusso fino ad oggi, che è quello dell'integrazione, uscire immediatamente da queste guerre folli che stiamo combattendo in Afghanistan, in Iraq, perché quelle sono una delle cause per cui l'Occidente viene percepito male, non solo avendo il nemico in casa, non ha senso spendere soldi in Afghanistan e in Iraq, causando anche morti civili. C'è un po' di paradosso in quello che sta dicendo, perché Malpezzi, cioè, viene a dire di armare la polizia. Capito, però vorrei sentire anche l'onorevole Malpezzi, perché sennò col fatto che loro sono a Milano non intervengono mai. Allora, più soldi, più fondi per l'intelligence e più fondi per le forze dell'ordine, che hanno i giubbotti antiproiettili e se gli sparano col Kalashnikov, diciamo, non si salva nessuno. Siamo gli unici che hanno aumentato e ripristinato i fondi che erano stati tagliati dal 2009 proprio alle forze dell'ordine, quindi sono stati reintegrati anche per esempio con il cosiddetto salario accessorio che era rimasto bloccato, ma non mi voglio soffermare su questo perché le bugie a 5 Stelle le conosciamo tutti. Ricordo a Di Stefano che loro per la copertura di quella che è la loro battaglia di legislatura, il reddito di cittadinanza, proponevano la copertura con la abbattimento di tutte le spese che vengono gli fatte F-35, per la difesa. Quelle spese assolutamente militari. Guardi, lei probabilmente Malpezzi, non ha neanche letto. Anche lei. Lei non ha neanche letto quella che è la proposta che voi fate. Lei, quindi sa, completamente il male alla comparto non vi della difesa. Non si capisce nulla. A me dispiace questo perché l'ho ribadito prima. Secondo me il fatto di riuscire a cantare l'inno d'Italia insieme al posto che assistere a questo teatrino ci converrebbe di più e converrebbe agli italiani, caro Di Stefano. Soprattutto converrebbe agli italiani capire qual è la vera politica del Movimento 5 Stelle, che né in materia di accoglienza né in materia di immigrazione nel merito delle questioni sa perché? Perché è importante, io se voglio confrontarmi col Movimento 5 Stelle e mi voglio confrontare perché la politica nasce dalle mediazioni e in Parlamento ci siamo tutti e le mediazioni vanno trovate, vorrei anche capire quali sono i loro punti di caduta che cambiano quotidianamente e di conseguenza diventa difficile anche trovare quella che è una risposta.